Frongia, onorevole Frongia, prego. Grazie Presidente, colleghi. Quest'ordine del giorno in realtà può essere tradotto in maniera molto sintetica con una sola domanda. Ma a noi, Roma Capitale, ci interessa rientrare di circa 4, 500, 600 milioni di euro? Ancora in maniera più semplice, ci interessano questi soldi? Perché è proprio questo il punto. Siamo andati a incontrare il direttore generale dell'ATER, che ci ha confermato l'esistenza di un debito enorme da parte dell'ATER nei confronti di Roma Capitale. Ci ha anche detto che nessuno era mai andato a chiedere questi soldi, ma che comunque sarebbe disponibile a intraprendere un percorso con noi per definire un piano di rientro. Abbiamo fatto tanti piani di rientri, abbiamo fatto una cabina di regia, abbiamo cambiato l'assessore, però poi ci arriva l'occasione di recuperare, magari col tempo, magari in 10 anni, in 20 anni, ma di una cifra molto importante. Bene, allora sfruttiamola. L'ordine del giorno è questo, è raccogliere l'invito fatto all'ATER, al direttore generale, fatto in un incontro insieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e anche a quelli municipali, nel quale, ribadisco, c'è stata la piena disponibilità a definire un piano di rientro. Quindi io chiedo a tutti quanti i colleghi oggi di votare favorevolmente e dunque di esprimere voto positivo per recuperare questa cifra. Grazie.